Pittore, scultore e decoratore sin dalla giovane età, Sauro Di Sante inizia il suo percorso artistico modellando la creta e intagliando il legno, rendendo le sue opere calde ed espressive. Dotato di una grande sensibilità, utilizza i colori in maniera armoniosa, rivelando i suoi stati d'animo. Ama dipingere la natura ed in modo particolare il mare, poiché attratto dai suoi colori e dal senso di infinito che trasmette. Sauro, oggi ci troviamo nel luogo in cui nascono le sue opere, il suo laboratorio. Che cosa troviamo? Nascono da un pensiero che magari porto dentro di me da un po' di tempo. Quindi adesso, per esempio, vediamo degli angeli. Viviamo in un mondo di aggressione, no? di tanta cattiveria. L'angelo può essere una brava persona che ti è accanto, per esempio può essere una mamma, uno zio, anche una mamma che è andata in cielo, tanto per dire, però che ti vuol bene. Alle sue spalle anche un cigno a cui lei sta lavorando. Sì, rappresenta un po' la natura che soffre in questo momento. Difatti questo cigno ha un grido di sofferenza. Le mie sculture nascono da pensieri che io ho dentro, che a volte mi fanno un po' soffrire, invece a volte un po' gioire, no? Dipende quello che a volte in quel momento ho il mio spirito. Questi pensieri lei li trascrive su un foglio di carta perché poi realizza un bozzetto? Sì. Inizia sempre da un scarabocchio, come si dice, poi questo migliora, si fa il disegno e poi si prosegue. Sauro, non solo scultura ma anche pittura, che cosa vediamo alle sue spalle? Il porto di Fano, siamo qui a due passi, quindi è impossibile non andare e osservare e godere un po', no, del movimento del mare, le persone che partecipano alla pesca o sono curiosi anche loro, quindi il mare dà vita alle persone. A me piace anche il colore dell'acqua che varia, ogni ora cambia il colore, è vitale, ecco, il mare. In più il mare mi dà quella sensazione di silenzio. Poi dalla natura all'astratto. Sì, perché mi piace fare esperienze, no? Nuove, mi piacciono le armonie anche dei colori. Sauro, alle sue spalle il suo ultimo quadro, che cosa ritrae? Ho ritratto dei vasi di Cotto, li ho uniti a un'armonia di colori, quindi tra l'astratto e il figurativo. E di questo ultimo quadro a olio sono abbastanza soddisfatto perché vedo che era quello che volevo dipingere. Lei è una figura importante per la comunità di Centinarola perché ha regalato alla Chiesa che cosa? Alla nascita della Chiesa ognuno doveva dare qualcosa e io quella volta c'era Don Stefano, dico: Don Stefano, io cosa devo fare? Posso fare il crocifisso in legno? E lui, tutto contento, ha detto sì, magari. Quindi ho fatto questo crocifisso e poi ho proseguito con altri lavori. Per esempio ho scolpito due angeli vicino allo stensorio. Ho fatto un porta oggetti sacri, tipo tavolo, ma a forma di calice, diciamo, tutto scolpito. E poi ho fatto il portacandele, un portacandelabro. Sarà un ricordo che io poi fra tanti anni lascerò alla mia parrocchia.